come posso migliorare la mia street photography? Questa è una domanda ricorrente sul mio canale, che tratta, come ben sapete, di fotografia e di street photography in particolare. Io sono Francesco Perugino, sono street photographer napoletano, fotografo a Napoli ovunque ne ho la possibilità. Allora, prima di tutto un inquadramento generale sul concetto proprio di miglioramento. Il miglioramento è un qualche cosa che avviene nel tempo, non è qualcosa di istantaneo, non si tratta, come al solito, di schiacciare un pulsante. È legato alla tecnica fino a un certo punto, ma quello che comporta il miglioramento nella realtà delle cose è un approccio più che altro strategico. E quindi io in questo video vi voglio dare tre indicazioni rapidamente, non sarà un video chilometrico, anzi sarà abbastanza breve, tre indicazioni di massima che nel medio e lungo termine vi aiuteranno a migliorare la vostra fotografia. Il primo aspetto sul quale mi voglio fermare è quello di assolutamente meno hardware e più software, e quando dico questo sto parlando di meno ossessione sulle macchine fotografiche e sulle lenti, più semplicità nell'utilizzo della macchina fotografica, che è uno strumento fantastico ma va utilizzato in maniera tra virgolette semplice, ma assolutamente una grande ricerca software. E per software molti storceranno il naso, ma io non sto parlando di Adobe o di Capture One e dei vari strumenti che ci sono, ma sto parlando di un approccio soft, quindi legato al pensiero, all'approccio che si ha proprio con la street photography. E questo è uno degli aspetti, secondo me, cardine, fondamentale. Noi a volte non prendiamo i corretti tempi, non facciamo la giusta scelta in termini di luogo, in termini di situazione, anche in termini proprio di approccio alla strada. E questo non è un bene. La street photography è un genere, può sembrare semplice perché le strade sono sotto le case di tutti quanti, ma in effetti la street photography è un genere molto pensato. Noi dobbiamo riflettere molto bene su che cosa andare a fotografare, qual è il nostro linguaggio. Quindi dico spesso, prima ancora di mettere nello zaino la macchina fotografica e le lenti, pensiamo a cosa vogliamo mettere dal punto di vista proprio del pensiero. Noi cosa abbiamo intenzione di raccontare? E questo comprenderete che non è un aspetto, dal mio punto di vista, banale. A volte invece si ha troppa fretta a fare l'uscita e magari non si studia bene quello che andremo a fare. E in questo, quindi, meno software, meno hardware ma più software, e non sottovalutate appunto altro aspetto soft, proprio il software, perché voi sapete, io identifico la fotografia moderna come un insieme di due aspetti, quello dello scatto e quello dell'editing. L'editing nella fotografia di strada ha la sua importanza. A molti questo concetto non piace, ma in effetti già un viraggio in bianco e nero è già un editing, e voi sapete che già quello può essere molto sofisticato, ci sono tantissime tecniche per realizzarlo. Ma meno hardware più software è proprio il fatto di dire, questa ricerca visiva che un fotografo deve fare deve partire da un pensiero e da un'emozionalità che in qualche modo va ricercata anche proprio nella colorazione delle immagini. Quindi è un elemento che secondo me ha la sua importanza, e quindi uno dei miglioramenti avviene attraverso lo studio che voi dedicate proprio all'editing più che all'attrezzatura. E l'editing è legato in maniera molto forte al secondo aspetto, che è quello del proprio la raccolta fotografica, è una delle modalità espressive di un fotografo, che è un insieme omogeneo di immagini. E quando ma chi è? Raffaele, mi hai fatto zumbare, ho visto così, ma che stanno sacrificio, che stanno sacrificio, no, ma figurati, tu sei benvenuto. Raffaele, l'amico mio. Allora, poiché l'insieme di questi scatti, la raccolta fotografica ha la sua importanza perché è un insieme di scatti omogenei che noi realizziamo per un racconto. Immaginiamo per esempio un luogo, immaginiamo per esempio una raccolta di scatti su una città d'arte, immaginiamo anche per esempio dei ritratti di strada che realizziamo. Allora, tutto quanto questo è un elemento molto importante, perché ci distacca un attimino da quello che è un elemento di singolo scatto, quindi di ricerca estetica di un singolo scatto, e ci fa rientrare invece in un elemento ben più differente, che stiamo parlando
di un insieme di scatti che possono andare da un particolare ad un dettaglio, ad una scena che può avere un inquadramento molto ampio, così come un inquadramento stretto. La cosa importante è che in tutto quanto questo noi dobbiamo raccontare per bene quell'episodio, cioè quel perimetro definito, che come vi dicevo può essere un luogo, può essere una città, può essere un centro sociale, cioè possono essere tantissimi. La raccolta fotografica, per estrema sintesi, può essere identificata come un episodio di una serie televisiva, quindi un qualche cosa che è estremamente ristretto in un contesto. Ma la raccolta fotografica deve avere soprattutto un'omogeneità, sia non solo per oggetto e per argomento, ma anche proprio per immagine e quindi gusto dell'estetica. Io di solito prendo tutti i RAW che voglio inserire nella raccolta e faccio una post-produzione omogenea, perché altrimenti ci si perderebbe, quindi non ha senso una raccolta con scatti parzialmente in bianco e nero, scatti a colori. Una raccolta deve essere un insieme appunto omogeneo. Proprio per farvi comprendere cosa intendo per raccolta, che può essere per voi un ottimo esercizio, anzi forse un esercizio che anche sul breve vi può migliorare, io vi lascio alla fine del video la mia raccolta sulle metro di Napoli, sperando che vi piaccia. Terminato questo aspetto della raccolta, l'ultimo aspetto di cui volevo parlare, sul quale diciamo anche qui c'è molta confusione, è proprio quello della contaminazione. Qualcuno dice essere ispirati, io parlo proprio di vera e propria contaminazione, e facciamo un distinguo tra l'essere contaminati oppure il tendere a copiare qualcuno. Secondo me è sbagliato copiare, perché noi perdiamo di personalità e quindi corriamo il rischio poi di non maturare una nostra propria identità visiva, mentre invece essere ispirati è uno degli aspetti secondo me più importanti, soprattutto se prendiamo delle fotografie di fotografi, anche in questo caso scelti in maniera omogenea, quindi di autori che ci mettono nella condizione di poter comprendere la loro attività fotografica, che basi e che ricerche ha alla base. Quindi questo diventa un elemento secondo me molto 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 importante, facendo però attenzione a non ricadere nel fatto che gli si comincia a copiare. Cioè ognuno ha qualche cosa di differente da dire, è giusta la ricerca per quel qualcosa di differente che sia da comprendere. Meno secondo me vantaggiosa è proprio la ricerca della copia, quindi voglio ottenere quell'effetto che fa quel fotografo. Questa cosa secondo me è totalmente sbagliata. Più corretto è, quando guardo per esempio Fanon, che cosa mi comunica Fanon rispetto a quel concetto che è proprio la strada, cosa vuole provare a raccontare, vediamo se io ci riesco in una maniera che magari è la mia, mi identificherà nel tempo come proprietario di quella, di quell'immagine. E qui veniamo alla nostra, quella che è la nostra firma, no? Quello, veniamo a quella che è proprio la nostra maturità, ma il nostro stile, quello che ci identifica rispetto al mondo. Quindi meno hardware, più software inteso come pensiero e come studio dei software di editing per dare un'emozionalità. Va bene la contaminazione a patto che non sia una copia banale degli autori che abbiamo scelto. E detto questo, detto tutto, vi lascio alla mia raccolta delle metro di Napoli, sperando che vi piaccia. A brevissimo con un prossimo video. Ciao!